I vostri soldi è presentato da Banca Stato e da Helvetia, la sua assicurazione svizzera. Una cordiale buonasera a tutti voi, bentrovati ai vostri soldi. Puntata a quell'odierna dedicata alle piccole e medie imprese e per loro parleremo di previdenza. Ma prima ascoltiamo insieme questa testimonianza. L'azienda che siamo venuti a trovare oggi a Bellinzona è una nuova realtà attiva nel settore del servizio di cure a domicilio, che vanno dalle medicazioni alla cura della persona in senso lato. La nostra realtà aziendale nasce dal momento in cui ho desiderato tanto poter mantenere e sostenere al proprio domicilio l'utente e soprattutto dal desiderio di mantenere una collaborazione attiva con l'entourage familiare. Una realtà questa che ha preso avvio nell'aprile di quest'anno e che sin dal suo inizio ha scelto quale forma giuridica quella di una società a garanzia limitata. Abbiamo scelto di costituire un SAGL perché era più semplice sia in termini finanziari sia in termini comunque di società, essendo comunque una, tra virgolette, giovane imprenditrice, ero all'inizio, quindi ho preferito così, e poi perché è comunque la scelta più adatta per la crescita dell'organizzazione aziendale, a mio parere. Chiare anche per questa giovane imprenditrice le scelte in merito alla previdenza professionale. A livello previdenziale abbiamo deciso di sostenere al meglio sia l'azienda sia i miei collaboratori con delle buone prestazioni di cassa pensione e anche con delle assicurazioni malattia ed infortunio. Sono trascorsi poco più di 5 mesi dall'inizio di questa avventura, un'avventura partita con 2 collaboratori e che oggi ne conta già 6, un sogno imprenditoriale che si realizza dunque e che prende forma giorno dopo giorno. Realizzare questo sogno ha voluto dire comunque tanti sacrifici, comunque tanto tempo, però la possibilità di avere il mio team che ha la mia stessa filosofia delle cure, che ha il mio stesso concetto di cura, vuol dire tanto e quindi adesso si sta facendo un bel lavoro sul territorio. E grazie Giada, tanti auguri per la sua attività. E vi presento dunque l'esperto di questa sera, si tratta di Giuseppe Pedro Magales Duro, consulente alla clientela, Helvetia Assicurazioni Bellinzona. Buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti i telespettatori. Facciamo un breve commento a questa bella, insomma, storia imprenditoriale. Sì, sono molto felice che Giada sia riuscita ad avviare questa sua attività, è una ragazza molto, molto intraprendente e infatti le auguro di riuscire a trarre molte soddisfazioni in ambito professionale. Assolutamente. Allora, per fondare la propria azienda, insomma, abbiamo sentito, è possibile attingere al capitale di previdenza. Cos'è possibile fare in questo caso? Esattamente. Come sappiamo, una persona che apre la propria società, si mette in proprio, ha la possibilità di andare a toccare quello che sono i risparmi e gli averi del secondo pilastro ed eventualmente di un terzo pilastro. Allora, utilizzando il capitale di previdenza per fondare una ditta, insomma, si viene a creare una lacuna previdenziale, no? Ecco, in quali rischi si incorre se questi fondi vengono impiegati come proprio capitale iniziale? Sì. Da un lato viene a mancare quello che sono gli averi del risparmio per la vecchiaia, quindi potrebbe succedere che in un futuro la pensione sia limitata, certo. Quindi ci sarebbero dei rischi. Dall'altro lato invece vengono diminuite quelle che sono le prestazioni in caso di invalidità, sia per la persona assicurata che per i propri coniugi, la famiglia e i figli. E com'è possibile eventualmente colmare le lacune previdenziali? In linea di massima ci sono 3 possibili soluzioni. La prima infatti è per diverse società, cioè la possibilità di assicurarsi comunque tramite secondo pilastro, okay. Quindi cassa pensione. Altrimenti le altre 2 soluzioni sono le classiche previdenze private, quindi un terzo pilastro 3A vincolato e un 3B non vincolato, previdenza libera.
Allora, diciamo che anche se non si utilizza, no, il capitale di previdenza per fondare l'azienda, molte cose mettendosi in proprio cambiano, no? Questo è evidente. Quali effetti ha la costituzione, insomma, di un'azienda sulla cassa pensione e giustamente il terzo pilastro? Beh, quando si apre un SA, un SAGL, quelli che sono gli averi del terzo pilastro, l'importo rimane invariato. Sta quindi poi al futuro titolare di questa società andare ad adeguare la propria polizza e adeguare i propri versamenti. Per quanto riguarda invece la cassa pensione, viene creato un conto di libero passaggio e tutti i versamenti vengono invece versati su una fondazione o più fondazioni di libero passaggio. E invece per quanto riguarda livello fiscale, appunto, e previdenziale, a cosa bisogna tener conto? Cerchiamo di dare più informazioni Sì, possibili. su quello che è ambito fiscale è molto interessante e soprattutto molto importante perché ovviamente quando vengono richiesti questi versamenti in contanti è anche molto importante che essi vengano dichiarati e quindi viene fatta la tassazione. Vengono tassati sotto quello che è il reddito imponibile e quello che è opportuno solitamente fare è una valutazione per uno scaglionamento di questi versamenti, quindi andare a fare vari versamenti così da evitare un carico eccessivo su quello che è le imposte sull'ambito fiscale. Giuseppe, proprio un'ultima domanda. Per molti fondare la propria azienda è un sogno. Ecco, quale consiglio diamo affinché questo sogno si realizzi nel miglior modo possibile? Ben detto Gianfranco, per molte persone è il sogno di una vita e infatti io sono il primo ad augurare a chiunque abbia questo sogno di poterlo realizzare, di poterlo vivere. Ci tengo comunque a mettere in attenti le persone che è sempre una buona cosa avere un piano B, un piano di sicurezza. Chiaro perché noi auguriamo il meglio. Ma bisogna anche essere preparati, soprattutto coperti, eventualmente, succeda il peggio. Grazie mille Giuseppe per essere venuto a trovarci. Grazie mille. Noi per questa sera terminiamo qui. Se sull'argomento avete domande, la mail la conoscete, i vostri soldi @teleticino.ch. Settimana prossima vi anticipo proprio al volo che parleremo di come assicurare i nostri dispositivi elettronici. Intanto vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona continuazione di serata. Arrivederci. I vostri soldi è stato presentato da Banca Stato e da Elvezia, la sua assicurazione svizzera.